Allora, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è Risparmio, e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto, che oggi porta avanti il discorso del famosissimo portafoglio speculativo che andiamo a realizzare su XTB, sulla piattaforma con la quale collaboro da un po', e che magari ci riuscirà a fare ottenere un po' dei risultati che possono non solo battere S&P 500, ma magari darci delle buone soddisfazioni. Per questa prima puntata, siccome non ho fatto nessun tipo di scelta del mercato azionario, delle azioni in cui investire tramite i soliti sondaggi, ho scelto io due azioni, ma per le successive andremo a fare un sondaggio di volta in volta. In questo caso andrò a proporre 5 aziende diverse e ne andremo ad aggiungere solo una alla volta, in maniera tale da andare a creare nel tempo un portafoglio piuttosto diversificato fra varie asset class. Cerchiamo anche di capire come impostarlo lungo la strada. Cerchiamo di fare almeno un 30, 40, 50% l'anno, se no non ha senso fare un portafoglio totalmente speculativo. E allo stesso tempo cerchiamo di non perdere soldi, che pur sono demo, ma comunque, secondo me la demo, come in tutte le cose, va affrontata come se fossero soldi reali, proprio perché nel momento in cui si affronta la demo come se fossero soldi reali, si va anche a imparare un sacco di cose che poi si possono andare a portare nei nostri portafogli personali, quelli che sono reali, nel contempo, cercando di imparare come operare, e ovviamente in quel caso si va a affrontare anche la variante psicologica, ma se affrontiamo il demo come se affrontassimo il portafoglio reale, anche la variante psicologica può essere tenuta più o meno a disposizione e sotto, diciamo, il nostro controllo. Allora, prima di tutto andiamo subito nella piattaforma XTB, che vi raccomando, c'è il link affiliato qui sotto in descrizione. Non mi fate arrabbiare e iscrivetevi se volete iscrivervi, tanto la demo è gratuita, non dovete fare niente. Allora, io avevo delle posizioni aperte, come si può vedere, avevo ancora aperte fino ad oggi, ma che adesso vado a chiudere proprio appunto per liberare un po' di liquidità. Quello che faremo è dare degli investimenti che siano più o meno in linea con quello che è l'investitore medio. Magari chi mi segue è più o meno come me, non ha grosse disponibilità, può investire 1000, 2000 euro al massimo ogni volta. Per cui io credo che magari ci possiamo mettere d'accordo di investire fra i 1000 e i 1500 euro a posizione, in funzione di quanto questa posizione sia, di quanto questa azienda sia grande, qual è la sua volatilità, quando è stata fondata e così via. Ditemi voi se pensate altrimenti. Magari se nella prossima volta voi pensate che sia necessario aprire delle posizioni più grandi, magari andiamo a incrementare quelle che abbiamo già aperto. Prima di tutto, quindi andiamo a chiudere, da questo tattino si possono chiudere solo quelle in profit, solo quelle in perdita, o chiudere tutto. Io vado a chiudere tutto perché adesso voglio effettivamente liberarmi tutta la liquidità. Andiamo subito a vedere le due aziende che voglio aggiungere in questo portafoglio e andiamo subito a aprire le posizioni. La prima è Celsius Holding, ne ho parlato in un video apposito tanto tempo fa, sarebbe magari anche il caso di riaggiornare il video perché ne è passato un po' di tempo da quel video. Cosa fa Celsius Holding Inc? Produce, sviluppa e distribuisce e vende delle bevande che sono a basso contenuto calorico, ma sono anche per il fitness perché hanno una serie di funzionalità di bruciare calorie, secondo l'azienda. Vende sia dal punto di vista internazionale che soprattutto negli Stati Uniti d'America e offre queste bevande in varie tipologie di sapori, sia quelle frizzanti che non. Abbiamo arancia, le varie, la cola, il kiwi, la guava, diciamo, l'anguria e così tanto. Vabbè, insomma, ce ne sono tante. Ci sono anche quelle a base di tè, molto interessanti, quelli a base di pomogranato, che tutti sappiamo cosa essere. Comunque l'analisi dell'azienda la lascio qui da qualche parte in descrizione, perché secondo me è un'azienda molto interessante, che dall'altro io avrei tenuto molto volentieri nel mio portafoglio azionario, perché quando l'ho comprata valeva 16 dollari, adesso vale sui 100 e qualcosa. Vediamo quanto vale adesso. Ah no, pensavo di più. 101 è arrivata a valere, adesso è un po' ritracciato. L'azienda, secondo la valutazione, adesso è sottovalutata rispetto a quello che era prima. Quando l'ho presa io, secondo gli analisti, era molto sopravvalutata. Questo per dirvi che fidatevi delle vostre analisi, non quelle degli analisti, perché sono quelle che contano di più se le fate bene. Nei 5 anni passati ha quasi dato un 3000% di rendimento, che male non fa, sicuramente non lo fa al fegato. Ha comunque ulteriori probabilità di crescita,
Si aspettano almeno un 52,5% di crescita dal punto di vista degli earnings e per quanto riguarda il fatturato un 36%, questo sempre su base annua. L'azienda ha un poco di cash flow che comincia a entrare sicuramente, almeno da quello che dicono gli analisti, dall'anno prossimo, metà dell'anno prossimo, inizio del 2023. Dal punto di vista finanziario l'azienda è messa benissimo, ha pochissimo debito, quasi inesistente, ha tantissimo cash, per cui male non fa, non distribuisce dividendo. Per quanto riguarda la ownership, che è una cosa che mi interessa, abbiamo i fondatori che sono quasi completamente dentro con tutti i loro soldini, ci sono un 46,5% di istituzioni, 34,5% di insider, per cui tutto quello che sul general public, noi poveracci, è solo un 5% scarso. Ci investono i grossi investitori e soprattutto i vari proprietari. Tra i più grandi investitori troviamo BlackRock, che ha un 0,1% del portafoglio, abbiamo Vanguard, abbiamo, come dicevo, i fondatori e così anche le altre case di investimento importanti che vanno a investire appunto in questa azienda. L'azienda è un'azienda molto piccola, ha 74 milioni e mezzo, quasi 75 milioni di azioni flottanti, una market cap di 5 miliardi e mezzo di dollari, per cui hanno avrato ancora fra quelle piccole. Gli impiegati, come si legge qui, i dipendenti erano più o meno 38 nel 2017, adesso sono 154, per cui sono quasi triplicati o quadruplicati, sì, 4, 8, 12, 16, quadruplicati. Ha sede in Florida ed è stata fondata nel 2007, per cui un'azienda che, scusate, nel 2004 è stata fondata a Boca Raton, Florida, per cui in questo caso io volevo mettere una posizione da circa 100 dollari, vediamo se ce la fa fare. Allora, Celsius Holding, vediamo, stock, open ticket. Ah, forse il mercato è chiuso, per questo non mi fa chiudere le posizioni. Eh sì, il mercato apre fra 5 minuti. Adesso stacco un attimino e poi andiamo ad aprire, e a chiudere le posizioni che dovevo chiudere, e ad aprire quelle necessarie per questa diretta, per questo video, fra 5 minuti. Per cui adesso abbiamo pulito la nostra schermata e abbiamo la possibilità di andare a aprire le nostre posizioni, il mercato è aperto, e cominciamo appunto da Celsius Holding. Abbiamo detto di andare a investire i nostri 1000 euro. Diciamo 17 azioni, non 1007, 17. Eccoci qua, sono circa 1000 euro, 1084, 17 azioni. Andiamo a comprare subito. Ordini pendenti, nel momento in cui l'ordine venga eseguito, ah no, è stato eseguito già, perfetto. Adesso andiamo a vedere la seconda azienda, e per questa seconda azienda il mio amico, sapete chi è, sarà molto contento. Virgin Galactic Holdings. Virgin Galactic è un'azienda di turismo aerospaziale che appunto sta sviluppando, ha sviluppato già particolarmente alcune, un prodotto che riesce a far volare nella stratosfera le persone ricche, perché io per spendere tutti quei soldi non ce li ho. Comunque sono stati testati già dei viaggi con degli esseri umani a bordo, andranno anche a fare degli spazi, delle vendite commerciali, ma per questo sicuramente il mio amico Massimo Cirignotte ne saprà più di me. E in aggiunta a questo andrà anche a disegnare, sviluppare, produrre e anche a fare dei test per i veicoli spaziali, anche dal punto di vista della loro manutenzione. L'azienda è stata fondata nel 2017, ha il suo quartier generale a Las Cruces in New Mexico, e ovviamente il nostro amico Richard Branson è il grande creatore di questa macchina da guerra per il volo aerospaziale, per turisti, con il CEO essere Michael Kogleiser. A differenza dell'azienda che ha visto prima, dei Celsius Holding, la valutazione in questo momento non è possibile farla secondo gli analisti di S&P Wall Street per varie motivazioni. L'azienda di per sé ha avuto degli ottimi picchi, ma poi nell'ultimo anno ha perso quasi un 40% del proprio valore, e andiamo a vedere anche come si è andato a evolvere appunto il prezzo. Ha avuto i picchi in quando sono stati effettuati i primi voli, e poi, se non sbaglio, anche il secondo volo. Però come vedete è piuttosto piattume e sta scendendo in questo momento. È partita con la sua quotazione a circa 9 dollari,
è arrivata a punte di 54, anzi 56, adesso si trova intorno ai 16. Crescita futura, sicuramente è un settore molto particolare, però non si sa se e quando prenderà piede, perché anche perché un biglietto, se non sbaglio, costa sui $250,000, non tutti se lo possono permettere. Gli analisti prevedono che il revenue possa aumentare quasi dell'81% anno, mentre gli earnings quasi del 23% anno, se ovviamente non accade nessun problema, perché il problema con queste tipologie di settore, con questa azienda, ovviamente è che nel momento in cui possa accadere, toccando ferro, speriamo che non accada mai, un incidente, ovviamente le azioni dell'azienda andrebbero sottoterra, e questo è un rischio che ovviamente bisogna prendersi con queste tipologie di aziende molto ma molto particolari, molto di nicchia. Salute finanziaria dell'azienda, ovviamente c'ha tanti asset, pochi liabilities, chi ha investito in questa azienda ha tolto tanti soldini, ha tantissimo cash, per cui ha liquidità per andare avanti per un bel po', se non ricordo male sono 5 anni che citava il Massimo Cirignotta. Dividendo ovviamente non ce n'è. Per quanto riguarda la ownership, andiamo subito a vedere, guardate gli insider che hanno venduto, abbiamo quasi il 12% di proprietà della Virgin Group, un 6% il Vanguard Group, poi abbiamo Aberspice al 4.2, BlackRock con 3.28, Palipatitia, o come si pronuncia lui, 2.96. Comunque, ci sono comunque degli istituzionali e c'è anche la Virgin al suo interno. Per quanto riguarda i dipendenti, siamo intorno ai 823, credo che l'avessimo detto anche prima. Come diviso lo shareholding, il 55% è in mano ai poveretti come noi, il 25.5% alle istituzioni, un 16% alle aziende private, poi ci sono un 3.7% ai individual insiders, a chi è all'interno dell'azienda, e una quota irrisoria quasi inesistente agli enti pubblici. Per cui anche in questo caso andiamo a fare una nostra posizione, il ticker è SPACE, giusto? Sì, però mi sa è meglio che lo scrivo come Virgin, ASPCE, scusate, mio errore. E anche qui andiamo a investire, allora, 1000 euro, che dovrebbe essere più o meno 95, no, di meno, 90, azioni, di meno, 80, vediamo. Potrei farlo con la calcolatrice, ma non c'ho voglia. Voi che dite? Ecco qua, 70 azioni. Ne mettiamo 70, più o meno allo stesso tipologia di posizioni di mercato come quella di prima. Facciamo un buy. Dovrebbe apparire in pending, ma è stato già eseguito, per cui abbiamo anche inserito la posizione. Come vi ricordo, queste posizioni partono subito in perdita per tre motivi in particolare. La prima è la differenza fra bid e ask, buy and sell. Ovviamente questo spread è una commissione per i broker gratuiti. Poi c'è anche il costo del cambio, la tariffa euro-dollaro, che viene aggiunta dopo. Per cui nel momento in cui cambiamo il nostro conto in euro e acquistiamo in dollari, ovviamente ci viene applicata una commissione per il cambio euro-dollaro. Abbiamo aggiunto queste due aziende. Cosa ne pensate di queste due aziende però? Sono interessanti dal vostro punto di vista? Non avrei dovuto metterle? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e ovviamente alla fine di questo video, quando verrà pubblicato, ci sarà anche un'altra cosa qui sotto, e sarebbe il link di Telegram, dove andrò a pubblicare appunto il sondaggio per l'altra azienda da aggiungere. Ne metterò 5. E solo una potrà essere quella scelta da voi durante la votazione. L'azienda che riceverà più votazioni sarà inserita anche nel prossimo video in questo portafoglio di tipo speculativo. Fatemi sapere tra l'altro se volete che ogni volta andiamo a fare, appunto come sto facendo l'altro portafoglio qui su XTB, una presentazione di questo tipo, cioè andiamo su Simple Wall Street, faccio delle slide PowerPoint, oppure se volete magari delle analisi più approfondite in cui andiamo proprio di volta in volta a vedere l'azienda che è stata scelta da voi, i bilanci, tutto quello che va a coinvolgere, diciamo, l'aspetto monetario dell'azienda, se effettivamente conviene investire oppure no. Perché ovviamente ognuno la pensa a modo suo, però comandate voi sul canale. Io sono un mero esecutore. Bene, spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo appunto, se volete iscrivervi a XTB e provare anche voi la demo di questa piattaforma, trovate il link qui sotto in descrizione, che è gratuito per tutti. Non pagate, iscrivervi,
Il conto demo potete utilizzarlo, fare le prove che volete. E comunque, se il video vi è piaciuto, pollice in su, lasciate un commento. Se sei nuovo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere il nostro video successivo. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!